Allora, quello che ci occorre per realizzare questa ghirlanda decorativa fuori porta a soggetto pulcino di legno è un kit che comprende tutto il materiale che adesso andrò ad elencarvi, ovvero la base in legno decorata in questo modo e con i fori, della spighetta che andremo a far passare nei fori. Poi ci serviranno tre farfalline di legno, ci saranno in questo kit due fiorellini con due perline, un rametto e un fiocco, tutti pretagliati che noi adesso andremo ad incollare e a comporre. Quindi l'unica cosa che vi occorrerà al di fuori di quello che è presente nel kit è una pistola della colla a caldo, un paio di forbici e se volete un ago con cui far passare la spighetta nei fori, altrimenti potete usare semplicemente le dita, un po' come viene più comodo. Quindi adesso vi faccio vedere appunto come andare a realizzare tutto questo e vi ricordo che l'intero kit lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, come prima cosa dobbiamo partire ad inserire la spighetta dentro i vari fori. Quindi andiamo a prenderne un'estremità, la incominciamo a far passare qui nel primo foro, passa dietro e sbuca davanti nel secondo foro. Tiriamo un po', facciamo scorrere, la facciamo entrare nel foro seguente, di nuovo in quello dopo. E la facciamo passare così, alternando i fori, uno sì e uno no, per tutti quelli che abbiamo. Una volta arrivati qui al fondo, adesso torniamo indietro e andiamo a recuperare tutti i fori su cui non siamo passati. Quindi vedete che io adesso rientro qui nel secondo foro in modo che mi si crei il raccordo tra un foro e l'altro, che la spighetta, diciamo, passi attraverso tutti. Quindi adesso facciamo il giro di ritorno, passando appunto da questo lato e da tutti i fori che abbiamo dimenticato, tra virgolette. Se vi è più comodo, invece di utilizzare le mani, potete tranquillamente infilare la spighetta in un ago tirafettuccia e completare il giro, che forse viene anche molto più semplice, soprattutto adesso che dobbiamo ripassare due volte. Quindi vedete che infilo l'estremità in un ago e mi aiuto in questo modo, è molto più semplice e riusciamo a farla passare anche molto più in fretta. Dopo andiamo solo a sistemarla. Arrivati qui, allora tagliamo la parte in eccedenza e sfigliamo questa dal primo foro perché adesso andremo a incollarla e passiamo questa qui nell'ultimo foro in modo tale da completare il giro e che tutti i fori siano completamente ricoperti di spighetta in questo modo. Quindi adesso andiamo a tagliare anche qua l'eccedenza, possiamo tagliarla anche molto meno, ok, perché adesso con la colla a caldo andremo ad incollare queste due parti restanti. Quindi, come dicevo, andiamo a prendere la nostra colla a caldo, ne mettiamo un pochettino qui e la facciamo aderire ben bene, un pochettino sopra.
e ci incolliamo l'altra parte. Così, in due semplici passaggi abbiamo fatto tutto. Adesso non ci resta che andare a fare il nostro fiocco. Allora, voi lo trovate già pretagliato all'interno del kit ed è composto da queste tre parti. Prendiamo prima questa qui, la più lunga, che andiamo a piegare esattamente a metà e andiamo a fissarlo il tutto con un puntino di colla. In questo modo. Dopodiché andiamo a prendere il pezzettino più piccolo, andiamo a farlo passare qui attraverso la metà del nostro fiocco e anche questo andiamo a fissare il tutto con un pochettino di colla. Voilà. Come ultima cosa andiamo a prendere questa parte che andiamo semplicemente a piegare ruotandolo in questo modo che formi le code del nostro fiocco e adesso a queste code andremo ad applicare con un pelino di colla il fiocchetto che abbiamo appena fatto. Quindi prendiamo il fiocchetto, ci mettiamo un pochino di colla e lo andiamo a posizionare sopra le nostre codine in questo modo. Voilà, ecco che abbiamo realizzato il fiocchetto che adesso andremo a incollare qui così, in centro, in alto. Quindi giriamo di nuovo il fiocchetto al rovescio, lo riempiamo di colla, ne mettiamo questa volta abbondante e poi andiamo a posizionarlo qui al centro in alto. In questo modo, schiacciando ben bene, poi la colla presa quasi subito, rapida, rapidissima, esatto, è già incollato. Quindi una volta arrivate fin qui, io adesso vado a incollare il mio rametto che andrò a posizionare in questo modo. Quindi vado a mettere un po' di colla a caldo qua sotto. Così, su quello che è, diciamo, il ramo e dopo vado a farlo aderire qui così. Se volete fissare anche queste foglie potete mettere un pochettino di colla anche sotto, ad esempio questa foglia qui. E poi l'andate a fare aderire in questo modo. Adesso non ci resta che andare a comporre i nostri fiori per poi andarli a fissare. Quindi i fiori sono fatti in questo modo e vanno semplicemente prese tutte le punte, diciamo, e fissate, piegate e fissate con la colla al centro del fiore in questo modo. Vedete che le piego. Così, e questo ecco che è uscito il fiore e poi al centro per nascondere la colla andremo a incollare la perlina che maschera il tutto. Quindi adesso semplicemente andiamo a mettere un puntino di colla sopra ogni estremità, ogni del fiore per poi andarlo a incollare. Quindi vedete che passo e metto un puntino di colla sopra tutte le estremità. E dopodiché vado a chiuderle al centro. Voilà, in questo modo. Nello stesso modo sono andata a incollare anche l'altro fiore e adesso non ci resta che andare a fissare la perlina al centro di ognuno. Quindi di nuovo metto un pochettino di colla qui al centro, un pochettino anche sull'altro e dopodiché vado a fissare le perline. Una e una due.
Esattamente in questo modo, e adesso non ci resta che andarli a incollare sul nostro rametto. Allora io penso che andrò a metterne una qui e una qui. In questo modo da non coprire il disegno che c'è sul legno, perché sarebbe un peccato, quindi vado a metterle in questo modo, quindi un pochettino di colla sotto e poi le fissiamo. Quindi così incolliamo e andiamo a posizionarlo. Stessa cosa con l'altro. Voilà. Adesso, come ultima cosa, vado a posizionare le mie farfalline. Allora, io ho deciso di metterne quella più piccola qui così sul buchino, in modo da nascondere qua. Voilà. Poi metto questa qui sempre con un pochettino di colla, vedete che vado a mettere la colla sul dietro e la incollo qui così. E l'ultima. Ok, ed ecco che abbiamo terminato e decorato l'intero nostro fuoriporta. Spero che l'idea vi sia piaciuta, che il progetto anche, se provate appunto a realizzarlo, se acquistate il kit, aspetto assolutamente le foto delle vostre creazioni sul gruppo di Facebook, Mari e l'amico Uncinettine, e poi volendo potete ancora arricchirlo e decorarlo voi, ad esempio dipingendo, andando a dipingere i vari particolari del disegno del legno, oppure semplicemente lasciarlo così. Ok, quindi questo è quanto. Io spero, ripeto, che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Un bacione, ciao!